Bene, proseguono i nostri lavori per la ristrutturazione del nostro caminetto. Adesso si tratta ancora di finire fino ad arrivare alla fine. Come vedete, là sopra abbiamo fatto dei cerchi. Noi faremo in modo di mettere delle pietre combaciando su questi cerchi. Anche se l'effetto non si nota a vista, però basta scavare con gli occhi e si nota questa particolarità. Sono pietre di mare, come vedete, con tanti colori che fanno ricordare proprio il mare. Non è importante renderle per forza in piano perché abbiamo una linea abbastanza buona, ma allo stesso tempo è come stare dentro il mare praticamente. Ci sono anche delle conchiglie, come vedete, che abbiamo messo, ce ne saranno altri ancora e tanti altri particolari che metteremo strada facendo. Poi questo caminetto avrà la particolarità di essere abbellito nel tempo, nel senso che è un po' come esprimere un desiderio e metterlo qua sopra, sempre con tutta roba di mare. Qua abbiamo le conchiglie, adesso stiamo facendo la base, poi si può sempre arricchire di particolari. Se noi andremo fino a sopra a finire completamente, si utilizza prima la colla, abbiamo preso una colla speciale e poi mano a mano, con tanta pazienza, si devono trovare le pietre che combaciano abbastanza bene e si fa questo lavoro. Noi lavoriamo in verticale, quindi un lavoro minuzioso, quindi un lavoro che ci vuole un po' di tempo. Ci vuole un po' di tempo per realizzare questo lavoro, ma è una cosa nuova che sto facendo. Si trovano tante bellissime pietre che si trovano al mare e non ci pensa nessuno. Questo è un saccone di pietre, adesso è l'ultimo trancio. Come vedete, sono pietre della nostra zona. Sono belle da vedere perché sono tutti particolari, come vedete, di tante sfumature. Se state facendo se ne vedranno anche tante belle, che adesso non si possono vedere più. Però come vedete quelle di mare hanno questa particolarità, che hanno tante sfumature e sono molto belle e graziose da vedere. Bene, cominciamo a mettere la nostra colla. Non so se la luce si possa vedere, noi facciamo questo movimento qua, a mettere uno strato di colla così. Adesso vedete? Sembrano delle gocce d'acqua queste. Più o meno come colla si mette non pochissima, neanche poca poca, ma neanche troppa. Come colla si mette più o meno 1 cm più o meno di colla. Considerate che devono mettere anche delle pietre che sono un pochettino pesantelle e quindi bisogna fare attenzione. Visto che siamo in verticale, vedete? Bene, queste sono le pietre di mare della spiaggia di Rossano. Vedete come sono belle sfumate, dico, sono di tante caratteristiche, una più bella delle altre. Questa qua guarda com'è bella, ma anche queste qui che sono verso il rosato, sono tante tipologie. Noi adesso con queste pietre faremo la posa di questi cerchi che si presentano più o meno in questo modo qua. Questo è un cerchio e poi ce ne sono altre. Adesso noi faremo una posa con queste pietre, cercando di stare nei bordi del cerchio e facendo più o meno un disegno così. Bene, la posa adesso ve la posso far vedere un pelino. Io più o meno parto dal centro con una pietra più grande e poi mano a mano metteremo delle pietre in questo modo qua. Si devono cercare di incastrare più vicine possibili e poi dopodiché inseriremo ancora altre pietre, sempre a rendere il tutto più definito. Io parto prima con quelle più grandi e poi finisco con i bordi, quelle più piccole. A finire metto ancora dei contrasti di pietre
in modo da sembrare tutto abbastanza omogeneo. Bene, vedete come si presenta questo piccolo cerchio, o questo cerchio, che ha più o meno una forma di una goccia d'acqua, ecco. Abbiamo già messo la colla speciale per l'altra goccia d'acqua. E più o meno l'intreccio è questo qua. Quindi è una cosa rustica, ma allo stesso tempo armoniosa, con colore delle pietre, secondo me molto belli poi. Bene, abbiamo completato il nostro caminetto. Come vedete, è stato fatto questo lavoro massello con pietre di mare, che sono tutte pietre di mare con tanti colori, sono sfumate, vedete che c'hanno tante tonalità. Un po' come trovarsi nel fondo del mare con le conchiglie. Abbiamo messo anche delle conchiglie. Le abbiamo finite. Abbiamo portato il lavoro con una sequenza fino alla fine. Qualcuno mi dirà: ma il disegno qual è? Il disegno non è proprio un vero disegno. Abbiamo fatto dei cerchi su cui ragionare in modo da avere dei limiti. Se con lo sguardo vogliamo approfondire, si nota anche qualche cosa. Ma quello che volevamo fare esattamente è un caminetto che ricordasse il mare, anche se magari qualcuno dice: ma che c'entra il caminetto con il mare? Beh, noi volevamo dare anche questa possibilità, proprio di, come si dice, di creare un effetto un po' contrastante, ma allo stesso tempo gradevole. Dato questa soluzione, io ho dovuto fare questo esperimento, ma spero che questo possa essere una tecnica per qualcuno interessante e magari, perché no, abbellire anche i caminetti con questo sistema qua. Questo è originale perché non ho visto fare nessuno con questa tipologia, ho visto pietre e altre cose, ma in questo modo ho visto fare niente. Diciamo che mi prendo l'onere o l'onore di questa possibilità. Buona Pasquetta! Ti Buona Pasquetta per te. piace la cucina? Ci c'è Il bello? caminetto ti piace, sì? Bello, bello, non ci messo mai in vita mia così. C'è veramente bello. Questa è un'opera d'arte, no? Se sono di una stessa la paresa maniera. Bravo! Con l'avventata Mi ci ha dato la testa, ma io sai che le cose mi vengono così. con l'avventata